Sui social impazzano le foto di piatti succulenti. Postare immagini gustose è la mania che sta colpendo tutti. Tante foto, ma nessuna ricetta. Sono Stefano Cavada, food blogger di professione e cuoco per passione. E sono qui per questo. Benvenuti a Selfie Food. Sto cercando la foto di un piatto gustoso per provare a ricrearne la ricetta. Oggi cerco un secondo che mi ricordi la fresca brezza del mare. Lucia e i suoi pasticci ha postato dei calamari ripieni. Io qui vedo del pane, olive nere, dei pezzettini di capperi che sicuramente sono molto saporiti. Molto ben presentato il polpo al vapore con vellutata di broccolo, porro e patata che mi propone Roberto Gerini dalle Marche. Una variante del classico polpo e patate servito in una bellissima monoporzione. Ma la foto a cui vorrei trovare la ricetta è quella di Daddy Zan e la sua arata con menta, lime e un contorno di riso. Mi scrive che l'ha assaggiata in un ristorante francese con vista sul Marne e che è una ricetta tipica della cucina francese con la salsa al burro. Un piatto di estrema freschezza grazie alla menta e al lime. Bene, ho visto la fotografia, ora sono pronto per andare in cucina e inventare questa ricetta. Già in fumo, colpa della solitudine, non l'ho mai detto a nessuno. Il grande punto interrogativo davanti alla cottura del pesce in forno è: quanti gradi? In questo caso 200 per l'orata. Invece per pesci un po' più grandi si può abbassare la temperatura di una ventina di gradi. In questa ricetta non buttate via assolutamente i succhi che rilascerà l'orata, perché sono ricchi di sapore, si depositeranno sul fondo della teglia e serviranno per irrorare e insaporire la salsa. Questa la foto, ecco la ricetta. Per preparare l'orata alla menta e lime, come l'ho realizzata io, ci servono riso basmati, filetti di orata, succo e scorza di lime, menta, acqua bollente, burro, farina, rucola, pomodorini, vino bianco, scalogno, sale e pepe, olio extravergine di oliva, olive nere. Grattugiare la parte verde della scorza del lime ancora intero, tagliare a rondelle i lime lavati e asciugati bene e spremerne il succo eliminando tutti gli eventuali semini. Aggiungere al succo e alla scorza grattugiata un cucchiaio di olio, mescolare accuratamente, salare e pepare. Stendere i filetti su una teglia rettangolare e versare sopra la salsa al lime e la menta. Adagiare sopra alcune olive nere al forno di Castelvetrano che ho voluto aggiungere alla ricetta per insaporirla. Infornare a 180 gradi e cuocere per 15 minuti. Nel frattempo cuocere il riso basmati in abbondante acqua salata. Preparare quindi la salsa di burro bianco, emulsionando il burro insieme ad una riduzione di vino bianco e scalogno. Filtrare la salsa e ottenere un composto liscio. Aggiungere infine il succo di limone e l'erba cipollina tritata finemente. Per l'impiattamento adagiare l'orata accanto al riso coppato. Aggiungere l'insalata di rucola e pomodorini e irrorare l'orata con la salsa al burro. Fresca e dal sapore avvolgente questa orata con lime e menta. Se avete perso qualche passaggio della ricetta, la potete rivedere su www.lasette.it/selfiefood. E adesso per me è arrivato il momento di un buon caffè. Ci vediamo domani sempre sulla 7D.